lo yen e il dollaro si apprezzano nel rapporto con le maggiori valute in seguito al calo dei prezzi delle materie prime che spinge gli investitori a uscire dagli attivi a più alto rendimento. Il dollar index sale al massimo delle ultime 3 settimane. I prezzi alla produzione e le vendite al dettaglio aumentano in America. Di mercato valutario parliamo in questo video con Gabriele Vedani, direttore generale Italia della FXCM Forex Capital Markets. Ciao Gabriele. Ciao Luciano, buon pomeriggio a tutti. Sembra che gli investitori stiano temperando il loro ottimismo sulla crescita dell'economia americana e dell'economia mondiale in genere. C'è un allontanamento dal rischio che comporta inevitabilmente un recupero del dollaro americano. Sì, assolutamente. Il dollaro americano oggi è spinto sostanzialmente da 3 fattori. E il primo è il fatto, non dimentichiamoci, che si sta avvicinando sempre più la fine della fase 2 del quantitative easing, tant'è vero che sarà importante anche nelle prossime sedute cercare di monitorare con attenzione quelli che potranno essere le dichiarazioni da parte di Bernanke e degli altri esponenti della Fed. Il secondo fattore che sta in qualche modo sostenendo il dollaro è proprio quello a cui facevi riferimento tu, cioè il fatto che delle incertezze sulle prospettive di sviluppo economico a livello globale stanno in qualche modo riportando un'ondata di avversione al rischio sui mercati e il dollaro sta beneficiando di questo suo status di moneta rifugio e quindi apprezzandosi. Il terzo fattore, e qui mi fermo esclusivamente al rapporto nei confronti dell'euro, è da ricondursi proprio a tutte le difficoltà che di nuovo stanno emergendo sui debiti sovrani, in particolare greci, e quindi anche le difficoltà, i rumors che in queste giornate stanno emergendo con sempre più forza di un eventuale allontanamento dalla Grecia dal progetto della moneta unica, e anche stamattina mi è sembrato di tornare indietro di quasi 20 anni. Quando ho sentito che la Danimarca ha sospeso gli accordi di Schengen. Perché dico, mi sono fatto tornare indietro i 20 anni? Perché proprio a Londra, quando ero a Londra all'epoca, nel 92, a maggio, ci fu questo piccolo referendum che sembrava insignificante, con il quale sostanzialmente i danesi diedero il loro no all'adesione della corona al sistema monetario europeo. E da lì partì poi quel processo di attacco alle valute più deboli del serpente monetario, che portò poi alla svalutazione prima della lira e della sterlina e poi all'esplosione, alla sospensione addirittura del sistema dei cambi semirigidi in senso lato. Intanto appunto vediamo il grafico del dollar index, il dollaro contro un paniere fatto con nell'ordine dei pesi da euro, yen, la sterlina britannica, il dollaro canadese, la corona svedese e il franco svizzero. Vedete che nella parte finale, il grafico dell'ultimo anno, tende appunto a recuperare ed è il grafico che appunto ci mostra che il recupero del dollaro che spesso appunto abbiamo legato con l'aumento dell'avversione al rischio, fondamentalmente con l'uscita degli investitori dal mercato azionario. Oggi, Gabriele, hai visto, sono usciti anche dei dati economici in America, non eccessivamente entusiasmanti, i prezzi alla produzione aumentano dello 0,8% ad aprile, oltre le stime dello 0,6%, dunque aumenta l'inflazione dai prezzi a produzione a causa degli alti prezzi di carburanti e alimenti. Le vendite al dettaglio nell'USA aumentano dello 0,5% ad aprile e l'incremento minore da luglio. Anche in questo caso viene riflessa l'aumento dei prezzi di carburante e di cibo perché i guadagni nelle vendite al dettaglio sono stati guidati dalle stazioni di servizio e dai negozi di alimentari. Il numero di americani che ha richiesto il sussidio di disoccupazione diminuisce meno delle attese nella settimana finita il 7 maggio, meno 44.000 unità a 434.000, un altro segno che la ripresa del mercato del lavoro ha bisogno di tempo e ancora non sta accelerando. Sì, sono dati che assolutamente confermano quanto la ripresa oggi negli Stati Uniti, ma non solo, sia estremamente fragile, sia estremamente debole,
soprattutto alla luce delle mosse di politica monetaria. Quindi, da un lato, abbiamo la Fed che si mantiene ancora su una politica estremamente, se vogliamo, espansiva, però con tutte le problematiche chiaramente sottolineate anche da Obama di contenimento del deficit, di spesa appunto da parte dello Stato. E dall'altro lato abbiamo invece la BCE che ha rialzato i tassi, e non è escluso di tornare a farlo, è molto come al solito concentrata sull'obiettivo di stabilità dei prezzi. E quindi in qualche modo non ha un'ottica, diciamo, una visione di aumento dell'inflazione temporaneo dovuto appunto allo shock dei prezzi delle materie prime, ma piuttosto ha sempre un atteggiamento di lungo periodo. Ecco, questo ovviamente non può giovare alla ripresa economica europea che è estremamente debole e oggi messa ancor più a repentaglio dall'apprezzamento dell'euro che in qualche modo sta penalizzando le esportazioni europee. L'euro cala al minimo delle ultime 5 settimane contro il dollaro americano, dall'Unione Europea arrivano, stavo per dire, voci contrastanti, vediamo quanto lo sono in effetti contrastanti. Da una parte si dice che una ristrutturazione del debito greco, che tradotta sarebbe un'insolvenza, guidata, controllata del debito greco, avrebbe delle implicazioni devastanti. Dall'altra si sottolinea, particolarmente dalla Germania, che la Grecia dovrebbe aumentare il livello dei propri risparmi prima di poter considerare l'eventualità di ricevere ulteriore aiuto finanziario. La Grecia che già sta affrontando, il governo greco già sta affrontando le proteste dei cittadini per strada, dunque stringere ancora di più il bullone, diciamo, sui risparmi, insomma, è una cosa particolarmente difficile da fare per il paese ellenico. Allo stesso tempo, il costante aumento dell'inflazione, l'abbiamo visto in Germania, oggi l'abbiamo visto in Spagna, dunque nelle economie più forti, ma anche in quelle più deboli della zona euro, sta facendo aumentare di pari passo la possibilità che la Banca Centrale Europea rialzi i tassi di interesse. Dunque, da una parte ci sono ragioni per la debolezza dell'euro, dall'altra ci sono ragioni per la forza dell'euro. Guarda, noi abbiamo ovviamente una branch ad Atene, io parlo spesso con il branch manager, e quello che ho come feedback è che il popolo greco, se vuoi, non ha oggi ancora appreso fino in fondo la gravità della situazione in cui versa. Cioè, la battuta con cui viene etichettata sostanzialmente la situazione è: non siamo noi greci ad essere in difficoltà, noi greci siamo ricchi e il governo greco che è povero che è in difficoltà. Questo la dice lunga su quanto non ci sia una corretta percezione di quella che è la situazione. I tedeschi con molto pragmatismo hanno un po' portato alla luce quelli che sono i nodi, e quindi il fatto che sì, sono state intraprese le manovre di correzione da parte della Grecia. Però i tagli drastici su cui loro stessi sono impegnati quando è stato loro erogato la prima tranche di aiuti, non sono ancora stati neanche minimamente perpetrati. E questo ovviamente pone delle grandissime resistenze a livello comunitario sul rilascio di nuove garanzie. Ora, la comunità stessa è schiacciata tra l'incudine e il martello, perché se da un lato bisogna in qualche modo evitare di spendere dei soldi su qualcuno che non è committed, come vi ha capito, dall'altro lato però bisogna anche prevenire il default di una nazione, perché questo potrebbe avere un effetto di contagio sulle altre nazioni, e non sono poche, che potrebbero in qualche modo avere delle difficoltà sul finanziamento del debito sovrano. E questo ovviamente porterebbe a un contagio a livello sistemico che è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno oggi in Europa. Quindi queste sono le grosse incertezze che gravano in questo momento sull'euro e che unito a un quadro tecnico che gli ha visto fare per un doppio top in area 1,48,5 ha portato al forte ritracciamento delle ultime sedute. Ora rimane da capire se questo è un ritracciamento o se invece possiamo già etichettare gli oltre 600 punti di discesa dell'ultima settimana come invece un inizio di un trend ribassista dell'euro stesso. Nel momento in cui parliamo, ancora devo dire che
Questo movimento può essere tranquillamente etichettato come un retracciamento. Ricordiamo che l'euro sale in maniera ininterrotta praticamente dall'inizio dell'anno e da 1,29 ci siamo portati quasi tutto in un fiato fino a 1,48 e rotti, sfiorare 1,49. Quindi 20 figure all'insù, perderne 6 non è certo un dramma. Fa impressione, fa pensare la rapidità di questo ritracciamento, però questa è una cosa che anche i in precedenti interviste, se poi i nostri ascoltatori avranno la volontà, la pazienza di andarsi a rivedere quanto abbiamo commentato, insomma, avevamo in qualche modo ipotizzato come possibile, forse anche auspicabile, perché quando un trend è così esteso e così monodirezionale, poi è sempre suscettibile di forti correzioni. Dunque rimane un punto interrogativo su quanto farà l'euro prossimamente, Ma ti Gabriele. dico, al momento io preferisco ancora la visione di un retracciamento, per cui non mi sto spaventando. Penso che per poter parlare di un top significativo a 1,48-40 di medio periodo si debba aspettare perlomeno la rottura di punti che sono al momento ancora abbastanza lontani, quindi ci sono una serie di resistenze precedenti, supporti attuali tra 1,38-40 e 1,39-80. Ecco, la rottura di quell'area su base giornaliera, meglio ancora se settimanale, potrebbe significare veramente un'inversione di medio periodo. Passiamo allo yen giapponese, anche lo yen tende, vedete l'euro che tende nella parte finale del grafico, anche in questo caso annuale, tende a calare nei confronti della valuta giapponese. Sì, fortissimo ritracciamento. Qua il driver è stato duplice perché se da un lato l'euro ha sofferto per tutti quei fattori che abbiamo elencato prima, qui si unisce il moltiplicatore del fatto che c'è una grande forza dello yen che è appunto moneta rifugio ed è anche in qualche modo supportata dal fatto che tutte le incertezze relative alla ripresa economica post terremoto stanno in qualche modo rientrando. Abbiamo avuto le scuse pubbliche da parte del primo ministro. Abbiamo visto come è vero che su un piano politico c'è ancora grande incertezza perché il partito di maggioranza che già è in difficoltà prima, contrariamente a quanto succede di solito in queste situazioni in cui una sorta di spirito di, se vogliamo, solidarietà porta a compattare le fila. Invece è ancora in grossissima difficoltà, però ecco, c'è un recupero di fiducia su quelle che sono le prospettive economiche giapponesi, soprattutto c'è anche minor tensione, minor incertezza su quelle che sono gli effetti del contagio nucleare dovuto ai problemi della centrale di Fukushima. Quindi il cambio euro-yen ha avuto un ritracciamento impressionante, in poche sedute dopo un tentativo di retest dei top a 122,90 siamo praticamente crollati in maniera verticale da 121,60 fino ai 114,90 attuali, ma 114,10 di questa notte. Quindi comunque un cambio che in questo momento sembra voler ritornare nel range precedente che ha dominato sostanzialmente i 12 mesi a cavallo tra il primo trimestre 2010 e il primo trimestre di quest'anno, ossia il range 106-116. Ecco. C'è un tentativo di ritornare lì. Intanto appunto il signore che ci indica il massimo nel grafico è Masaaki Shirakawa, il governatore della Banca Centrale del Giappone. Gabriele, possiamo dire che l'apprezzamento dello yen è comunque un'altra funzione del movimento di uscita dal rischio, dalla fine di aprile, il cosiddetto carry trade. Dunque, la possibilità, i movimenti in cui gli investitori vanno a finanziarsi con valute a bassi tassi per investire poi in valute che hanno dei rendimenti più alti, si è avvitato e adesso si sta svitando. Assolutamente, proprio il movimento che stiamo vedendo è il tipico unwinding di posizioni. I carry trade sono proprio normalmente caratterizzati da periodi molto lunghi di salita, perché appunto tendenzialmente chi fa del carry trade sa che l'ottica della posizione
di lungo periodo proprio per poter beneficiare il più a lungo possibile di questa differenziale di tasse, quindi c'è un apprezzamento molto lento della valuta a favore di tasso a scapito di quella invece che ha un tasso di indebitamento più basso. E poi delle fortissime correzioni quando questi, ci sono appunto delle revisioni in termini di rischiosità degli asset e quindi ci sono questi smobilizzi che tutti insieme, tutti di corsa, portano il cambio a avere dei fortissimi ritracciamenti come quelli che benissimo si vedevano in grafico. E intanto abbiamo cambiato grafico, questa volta lo yen nel rapporto con il dollaro, è il dollaro che cala nella parte finale. Questo è il cambio probabilmente che va osservato con grande attenzione, perché è quello che più interessa alle autorità monetarie giapponesi. Qui c'è da lottare sicuramente per quanto riguarda la Bank of Japan della difesa, lasciando perdere quello spike dell'11 marzo post terremoto che portò il cambio fino a, boh, non si sa bene perché alcuni dicono 76, alcuni dicono 76,40, alcuni dicono 77, comunque la frustata in giù era praticamente corretta nel giro di pochi minuti. Diciamo che secondo me il supporto importante è il minimo dell'ottobre 2010, quindi 79 e 80, 80 figura. Sono i punti che sicuramente verranno guardati dalla Bank of Japan con grande attenzione e al di là dei quali sicuramente qualunque apprezzamento dello yen non sarà tollerato, non sarà ben visto se non nel brevissimo periodo. Allora, abbiamo già detto molto sullo yen, ma insistiamo ancora con una domanda che arriva da parte di Fabrizio. Dice: grazie per l'occasione, complimenti sinceri, grazie mille Fabrizio. Dice: vorrei sapere qual è la valutazione dell'andamento dello yen, nel senso che non capisco se il Giappone ha bisogno di uno yen forte per la ricostruzione oppure uno yen debole per aiutare le esportazioni. E come valutate l'azione della BOJ, della Bank of Japan, Banca Centrale Giapponese, e la situazione del Giappone in genere? Grazie Fabrizio, ciao. Ah, grazie, la domanda che è molto intelligente. La risposta infatti non è semplicissima. Lasciando perdere la possibilità di fare un trattato di macroeconomia, risponderò in termini assolutamente personali. La mia opinione è che oggi al Giappone serva uno yen più debole. E questo ovviamente per due motivi. Il primo è quello che già Fabrizio ha introdotto nel tema della sua domanda, ossia un aiuto alle esportazioni. Il secondo fattore è che non dimentichiamoci che lo yen oggi ha, lo yen, il sistema Giappone oggi, sia a livello privato che a livello pubblico, ha tantissimi asset denominati in valuta estera, sia per effetto del carry trading, sia soprattutto per quella fortissima propensione da parte dei giapponesi a finanziare il debito pubblico americano. Ecco, quindi un cambio del loro yen troppo depresso in questo senso non giova perché in qualche modo comporta di scrivere a bilancio, che sia un bilancio pubblico o privato, delle minusvalenze sugli asset denominati in valuta. E questo non è una cosa gradita in un momento di grande difficoltà. Gabriele Vedani, direttore generale Italia FXIM Forex Capital Markets. Grazie Gabriele, arrivederci. Grazie.